il piacere di ospitare Gilles Kepel, che è professore all'Università della Svizzera Italiana, come sapete, che oggi ha iniziato il suo corso con gli studenti qui all'Università, ma anche Michele Bernardini dell'Università di Napoli l'Orientale e Salim Dakash, il direttore della Université Saint-Joseph di Beirut. Non mi dilungherò troppo, ma il professor Kepel farà un'introduzione a questa conferenza e poi delle conclusioni che verte sull'attualità nella regione del Medio Oriente e Mediterraneo. E abbiamo la fortuna appunto questa sera di ospitare degli esperti di Iran e Turchia e anche il rettore Dakash, che ci può portare una testimonianza diretta di quello che sta avvenendo in Libano in questi giorni, quindi è un'occasione straordinaria per sapere un po' di più di questa regione che è in continuo cambiamento, in cui le configurazioni geopolitiche si ridefiniscono quasi quotidianamente. Quindi lascio con piacere la parola al professor Gilles Kepel. Grazie. Grazie mille, dottoressa Freziani. Con un cordiale salute a tutti e al rettore Ru, appena arrivato. Siamo molto lieti di ospitare stasera, come l'ha spiegata la dottoressa Federica Freziani, il nostro collega Michele Bernardini, professore all'Università Orientale di Napoli e uno dei, come lo sappiamo bene, dei massimi esperti italiani sul mondo musulmano e il Medio Oriente e soprattutto sulla Turchia e l'Iran. E siamo anche lietissimi di accogliere il rettore dell'Università Saint-Joseph, padre Selim Dakash, che è già venuto a Lugano la prima, sì, prima la seconda, il per il suo gran ritorno a Lugano, ritorno. Il gran ritorno a Lugano. Come l'ha spiegato la dottoressa Freidiani, parliamo stasera della situazione del Medio Oriente basata su esperienze e testimonianze. Ci sono alcune domande nella stampa per sapere se osserviamo in 2019-2020 un remake delle cosiddette primavere arabe. Abbiamo visto la nascita di un movimento di rivolta in Iraq, un movimento abbastanza strano perché era un movimento anti-iraniano, soprattutto basato nel sud del paese tra i sciiti, con violenza anche contro il consolato iraniano a Kerbela, un luogo sacro per eccellenza negli ambienti sciiti iracheni. Questa era una cosa abbastanza nuova e sorprendente. Abbiamo anche visto quasi contemporaneamente questa rivolta di un genere abbastanza nuovo in Libano. Eravamo abituati in Libano a vedere le tensioni interconfessionali e questa volta abbiamo visto un fronte della gioventù, perché in italiano ha delle connotazioni politiche, ma della gioventù di tutte le confessioni che si unisce contro la dominazione dei clani, un personale politico che non ha veramente cambiato dalla fine del mandato francese, le stesse famiglie, eccetera, e
C'è anche in Libano una domanda sulla natura e le prospettive di questo movimento. Per questa ragione sono lietissimi della testimonianza e dell'analisi del rettore Dakash. Questi movimenti erano seguiti anche con l'indebolimento dell'Iran. L'indebolimento dell'Iran, l'incapacità di reagire veramente all'assassino del generale Soleimani il 3 di gennaio da un drone americano e la crisi che ha seguito anche nell'apparecchio politico e militare iraniano. Questi movimenti sociali, che erano piuttosto basati nel vicino e Medio Oriente, nella Media Luna sciita, si può chiamare così questa zona che va dall'ovest dell'Afghanistan al sud di Beirut e a Latakia in Siria, erano anche paragonate con altri movimenti di rivolta in paesi arabi lontani di questo centro sciita. In Algeria ogni venerdì continua il Hirak, una parola araba che vuol dire movimenti, un Hirak che ha già riuscito a far cadere il presidente precedente Bouteflika e che ora è in grado di mettere una pressione importante sulle nuove autorità algerine. Un movimento strano, senza capi, sul quello anche abbiamo tante domande. E se venite al nostro MEM Summer Summit in agosto di 2020, quest'anno ci sarà un dibattito anche sull'Algeria con testimoni che vengono di Algeria e di altre città di questo paese. Si potrebbe parlare anche di quello che succede in Sudan, dove un movimento popolare, anche basato sulle classi medie, ha riuscito a buttare via il fu dittatore, il generale Nimeiri, ma le conseguenze non sono totalmente chiare, con un ruolo abbastanza importante sia dell'Egitto che degli Emirati per organizzare il governo presente nel Sudan. Allora, questa sceneggiatura veramente non è ben analizzata perché mancano i dati, mancano le date e abbiamo scelto di cominciare questa sessione di stasera con un'analisi della situazione in Iran, perché forse il cambiamento in Iran, sia superficiale che profonde, che porta le cose le più importanti per il futuro. Così procediamo così, il professore Michele Bernardini va a parlare per un ventinaio di minuti, una mezz'oretta, per mettere in prospettiva la situazione iraniana. Dopo il rettore Dakash va a parlare quello che succede in Libano e anche nel Levante in modo più generale, anche nella
con relazione con quello che succede nella Siria, e io tenterò dopo di mettere tutto questo un po' in relazione e apriamo il dibattito. Vi ringrazio ancora una volta tutte per essere presenti e, senza aspettare di più, la parola al dottore professore Michele Bernardini. Ringrazio moltissimo Gilles Kepel. Per me è un grande onore essere qui oggi. Io sono uno specialista della storia anche medievale, ancor più di quella contemporanea, ma sicuramente c'è una traccia molto forte della storia medievale nella storia di oggi. Ho accettato di fare questa conferenza anche perché la lettura del libro di Gilles Kepel, Uscire dal caos, è stata per me estremamente formativa, non solo perché questo libro è finalmente una messa a punto sui dati, sui fatti, piuttosto che una serie di opinioni. Diciamo che uno dei difetti più grossi nel nostro settore di studi è quello di avere tanti opinionisti, ma pochi che poi vanno a fondo di alcune questioni che sono cruciali. Nel caso di Gilles Kepel è successo esattamente il contrario, e quindi io ho provato un grandissimo interesse, se non dell'entusiasmo, a leggere il suo libro, perché finalmente avevamo un libro di storia e non di storie, di quelle che gli inglesi chiamano narratives, che sono tutta un'altra faccenda. Vi dirò subito una cosa che potrebbe sembrare spiazzante. In realtà in Iran, sull'Iran, ci sono un'infinità di miti e di convinzioni. Il mito, per esempio, che l'Iran è una civiltà antica, è vero, l'Iran è una civiltà antica. L'Iran, o almeno delle popolazioni iraniche, esistono fin dal terzo millennio avanti Cristo. Ma detto questo, queste sono popolazioni che sono mutate, che sono variate, che hanno subito trasformazioni radicali. Torneremo su questo mito, di un luogo che ha una civiltà antichissima e viene contrapposto sempre ai paesi arabi come un paese che invece ha una solida storia, contro una storia che invece è considerata labile, fragile, una storia buona e una storia meno buona, una storia più importante e una meno importante, cosa che può essere molto depistante. Il secondo punto è quello della specificità sciita. L'Iran viene considerato la roccaforte dello sciismo, cosa che di fatto è, perché oggi c'è una repubblica sciita, ma cosa che può essere anche qui depistante. In Iran ci sono molte altre realtà e molte altre diversità, tra l'altro molti conflitti all'interno dell'Iran. Il mito di una persecuzione ricorrente, questo è proprio persiano, anzi io sto scrivendo proprio un libro sul vittimismo iranico che provocherà, credo, forse la mia impossibilità di andare mai più in Iran, ma che è uno degli aspetti più importanti di tutta questa serie di miti. E ancora il mito della coesione nazionale, cioè un paese che quando viene attaccato si unisce in uno sforzo contro gli invasori, contro i nemici. Tutto questo sarà ridimensionato oggi da me, e lo faccio non perché io amo moltissimo l'Iran, ci ho vissuto, è un paese che mi piace molto, ma credo che questo tipo di percezioni danneggi profondamente la percezione della realtà. Guardate per esempio questa immagine che ho scelto perché è un'immagine emblematica, con una pittura che potrebbe essere una pittura ottocentesca o diciamo con uno stile, un gusto molto particolare. Voi vedete un tipico guerriero di quel periodo in cui avvenne appunto l'eccidio di Kerbalà. Questa pittura è tutto un programma, se volete,
che prende il generale Soleimani e lo accoglie nelle sue mani dopo che lui è stato ucciso. C'è una retorica, c'è una tensione molto forte in questa pittura, ma è una pittura che dice moltissime cose. Dice prima di tutto che il generale Soleimani è oggetto di una propaganda in questo momento straordinaria, sulla quale torneremo, ma soprattutto che questa propaganda si basa su dei luoghi e su delle cose sulle quali torno fra breve. Allora, cominciamo con questa civiltà millenaria. In realtà il mito della civiltà millenaria è stato creato ad arte negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 80 dalla famiglia Pahlavi. Benissimo. Perché crearono questo mito? Un discendente di un generale di cosacchi, quindi non era sicuramente un figlio di una prezzolata nobiltà, prende il potere dopo che suo padre era stato in qualche modo estromesso dal potere, e quando prende il potere fa una celebrazione che costa quanto il bilancio della Svizzera per celebrare il suo incoronamento. Questo è stato spesso detto, si è detto il bilancio di un anno della Svizzera per fare questa grande festa. Questa grande festa che cosa è? È la rappresentazione di lui che si fa rappresentare come discendente di Ciro, Dario, Serse, eccetera. E nasce questo mito. In realtà il mito, se a una tradizione doveva rifarsi, era piuttosto a quella sasanide, cioè a quando l'Iran ha creato proprio l'idea di Iran, ma non certo alla tradizione achemenide, che era un impero multietnico, era un impero formato da genti diverse che si riunivano in quel luogo che si chiamava, che era stato in origine Ecbatana, poi Hamadan oggi, e che poi sono diventati una grande dinastia creando Persepoli e creando questi altri luoghi, che scrivevano iscrizioni in tre lingue. Una lingua era l'accadico, una lingua era l'elamico e l'altra lingua, infine, era il persiano, lingua non parlata, per preferire piuttosto l'accadico o ancora l'aramaico, che era la lingua ufficiale. Cosa voglio dire in questo? Questo mito di una cultura unitaria, di una cultura ariana, tra l'altro con ingerenze anche del nazismo, con fatti che hanno avuto a che fare comunque con quella tradizione, è stato un'invenzione. Un'invenzione così come è stata costruita. Attenzione, in questo mito hanno contribuito tantissimo gli studiosi occidentali. Un studioso francese, per esempio, disegnò la pianta di Hamadan così come l'aveva descritta Erodoto, come un grande cerchio. Oggi gli scavi archeologici dimostrano che tutto questo non era vero assolutamente. E così si è detto di Persepoli, la grande capitale. Persepoli era in realtà una città cerimoniale, aveva uno scopo diverso da quello che gli è stato attribuito. Ma gli studiosi erano pagati come gli altri, e in quanto tali ricevevano moltissimi privilegi, e per cui hanno contribuito. Quando si parla oggi di orientalismo, di Edward Said, non si vede anche quanto a questo tipo di procedure abbiano aderito anche signori come lo Shah Reza Pahlavi, che pagava per aver dette certe cose, e certe cose creano una cultura, e questa cultura si è radicata profondamente. Altro aspetto, lo sciismo, religione di Stato. È vero, l'Iran dal 1501, quindi da un'epoca non così remota, diventa uno Stato sciita grazie a questo signore che si chiama Shah Ismail, grande alleato dell'Italia peraltro, e quando diventa, crea questa bipolarizzazione che rimane radicata nel mondo islamico, cioè da una parte il mondo ottomano,
sunnita, ortodosso, hanafita, che realista, pragmatico in qualche modo, ma anche profondamente rigido su certe sue regole, e dall'altra questo mondo sciita che invece segue tutto un altro criterio. Questo conflitto dal 1501 è intatto ad oggi, con il trasferimento dal mondo ottomano a quello saudita, se vogliamo, di messaggi, di una tradizione culturale. Appunto, prima parlavamo con l'amico iraniano di Ibn Taymiyyah, che è stato sicuramente uno dei grandi ispiratori della Guerra Santa, non solo contro i mongoli, non solo contro i cristiani, ma anche contro gli sciiti, appunto, quelli che stavano dall'altra parte. In realtà, come vedete, l'Islam dell'epoca safavide è più o meno alla stessi confini di quello di oggi. Forse era un pochino più espanso, ha avuto per lungo tempo l'Iraq come sua regione e ha avuto anche una propagine in quello che oggi è il Turkmenistan. Ma di fatto l'Iran di oggi è quello. Tenete conto che in Iran oggi non si parla dei Safavidi. Questa dinastia, che è rimasta per 3 secoli, che ha introdotto lo scismo, è un oggetto quasi tabù per tanti versi. È un oggetto molto poco trattato. Si preferisce, come al solito, rifarsi al mitico Iran antico, che non esiste più e che non è, che forse è stato in gran parte inventato in quella forma. Non mi soffermo sulla dinastia Qajar, che ha avuto un peso pure lei molto grossa, ricordando soltanto che durante questo periodo, cioè l'Ottocento, in Iran nascono moltissime correnti di pensiero divergenti, addirittura nuove religioni come il babismo, il bahaismo, tutte cose che oggi sono estremamente perseguitate in territorio iraniano e perseguitate a ragione, sempre perché bisogna mantenere questo stato di cose, questa immagine. Quello che conta è un'immagine di un certo tipo. Nel libro di Keppel, per esempio, si capisce molto bene quanto siano stati grandissimi manipolatori dell'immagine, soprattutto il regime comunista, e quanto ha saputo, per esempio, usare la fatwa contro Salman Rushdie in maniera sapientissima, appunto, come un po' avrebbero fatto nell'Ottocento gli ulema che combattevano contro queste nuove religioni. Ma non possiamo parlare di tutto. Diciamo una cosa, che comunque l'Iran è a maggioranza sciita, ma ha anche molte minoranze sunnite. In alcune zone, come il Baluchistan, cioè quello che voi vedete qui sotto, ci sono degli autentici, non so come funziona, ma comunque non importa, nel sud ci sono c'è un grosso territorio abitato da sunniti che sono in conflitto col potere, c'è una specie di guerra civile locale in questa regione. L'Azerbaigian è in gran parte sunnita. Paradossalmente la Repubblica ex sovietica dell'Azerbaigian è sciita, mentre l'Azerbaigian iraniano ha quest'altro comportamento religioso. Anche i curdi sono divisi tra sciiti e sunniti. E ancora ci sono moltissimi arabi nel sud dell'Iran che fanno da contrappeso a quegli sciiti arabi, ma che non sono così accondiscendenti, che si trovano appunto in Iraq. Ancora, quali sono questi miti antichi? Ecco, uno l'abbiamo detto, guardate questa raffigurazione com'è efficace, com'è forte. L'eccidio di Kerbalà. L'eccidio di Kerbalà è un episodio secondario del conflitto fra sciiti e sunniti nel VII secolo. Eppure viene celebrato ancora oggi con cerimonie pubbliche. Prendete la cerimonia della Taziyeh. La Taziyeh è un teatro in cui si rappresenta tutti gli abitanti di un villaggio, anche il più piccolo, rappresentano questo episodio in costume come se fossero stati quelle persone di quell'epoca remota, per appunto rivivere, ripartecipare di questo lutto antico che ormai dovrebbe
essere superato forse, ma che invece ha un ruolo fondativo, fondativo cioè di una civiltà, di un mondo, di un'identità. Questa parola identità oggi è abusata, ma purtroppo viene abusata proprio per ragioni propagandistiche, con molta intelligenza. Questo comporta, per esempio, forme molto interessanti di messianismo. L'ultimo degli imam sarebbe scomparso, cioè per ritornare nella notte dei tempi. Beh, sappiate che a Teheran c'è una strada che è una specie di pista per l'atterraggio, per quando arriverà questo imam. Può sembrare a noi, fa anche un po' sorridere, ma non deve far sorridere, è una cosa estremamente sentita, estremamente profonda. E ancora, sì, io faccio un riferimento qui al mio maestro Alessandro Bausani, che parlava proprio di una fantasia religiosa strabordante nella concezione iranica. Ancora, la martiriologia è un'altra cosa che, se voi prendete l'Islam tradizionale, il fatto di suicidarsi è considerato come uno dei gesti più abietti che un uomo possa fare. Nella martiriologia si è creato proprio dietro, con questa immagine sempre dell'eccidio di Karbala avvenuto in epoche remotissime, si è creato appunto un mito dell'immolarsi, un mito del suicidarsi anche in certi casi quando questo è necessario. Come vi ho messo una carta in cui si vede dove è diffuso lo sciismo, perché lo sciismo non è diffuso solo in Iran, nel Bahrain c'è una forte comunità, in Yemen, come sapete, c'è in Iraq, c'è una minoranza maggioranza ormai quasi che governa di sciiti, e ancora ci sono sciiti in Pakistan, ci sono sciiti anche di altro tipo in realtà in Turchia, come gli alawiti, eccetera. Qui ho dato un'idea delle proporzioni di questo fenomeno, e qui anche di quello che è il fenomeno dei sunniti. Quelle zone che voi vedete in marrone sono zone a presenza sunnita, soprattutto, come vedete, il Baluchistan, il Kurdistan, eccetera. Ora, qual è la differenza tra sciiti e sunniti? Questo forse merita una parola. La differenza fra sciiti e sunniti non è nei riti, non è nel Corano, quasi, ci sono piccole differenze, non è ma è nella interpretazione. La questione cruciale è che i sunniti hanno deciso da un certo momento in poi che non si poteva fare più opera di interpretazione del testo sacro, e questo ne spiega anche le rigidezze dei sauditi, il loro rigore a volte esasperato. Tra i sunniti e tra gli sciiti esiste invece un fenomeno opposto, cioè esistono delle persone che vengono scelte per poter interpretare i testi sacri, per poter in qualche modo manipolare anche questi, e che curiosamente hanno a che fare col termine jihad. Il termine jihad, come sapete, vuol dire sforzo, indica uno sforzo, è uno sforzo supererogatorio del fedele, non è la guerra santa, come si tiene a dire, ma qui diventa il portatore, il mujtahid diventa l'interprete dei testi sacri, e quindi così nasce tutta quella casta clericale che non esiste nell'Islam sunnita, che è la casta degli ayatollah, dei marja, i taqlid, cioè le fonti di imitazione. Fonte di imitazione significa che uno viene considerato come un modello, e questo è una cosa molto importante nella dottrina sciita. Non mi soffermo sulla figura di Bakir al-Sadr, che è quello che smette di praticare comunque la taqiyya. Da un certo punto di vista, per taqiyya si intende la dissimulazione religiosa, altra cosa che ha origini nel manicheismo, in tradizioni molto più antiche, e che viene traghettata nell'Islam grazie allo sciismo. E anche
a questo personaggio il riferimento che Rashid Rida, che fu il primo che tentò di dire: ma vogliamo fare un accordo fra sciiti e sunniti? Accordo che non è mai stato realizzato, ed è un accordo che non sarà mai realizzato, secondo me, pur basandosi sul nulla di fatto, nella sostanza teologica, dottrinaria, è una differenza che non ha senso. C'è anche un altro periodo che è molto importante, e questo periodo va dal 24 al 26, 1924-1926, anni in cui succede di tutto. In Turchia Atatürk abolisce il califfato. Abolire il califfato significa che nasce in un paese islamico la prima repubblica laica. La prima repubblica laica non è un fatto secondario, è un fatto fondamentale, è una distruzione di un mondo che non a caso oggi rigurgita e riemerge sotto varie forme. C'è un neo-ottomanismo, ci sono molti richiami al terribile sultano rosso Abdülhamid in Turchia per ritornare a questa matrice shariaitica, cioè religiosa in questo senso, alla legge musulmana. E nello stesso tempo Abdulaziz ibn Saud conquista la Mecca e i luoghi santi. Sono due eventi molto drammatici che nascono in contrapposizione l'uno con l'altro. Tengo a precisare che è l'epoca in cui nasce tutto il movimento wahhabita, puritano, ma anche nel contempo che aveva delle spinte diverse e che poi è stato anche quello omologato e unificato in un'unica cosa. E ancora è il periodo in cui Reza Shah, il cosacco di cui parlavamo prima, prende il potere in Iran e tenta di imitare Atatürk. Ma mentre Atatürk crea un sistema autarchico, estraneo, chiuso al mondo esterno, almeno per una trentina d'anni, Reza Shah è più debole e si lascia, come dire, convincere soprattutto dagli inglesi, ma anche dai russi, che avevano un peso molto grosso sull'Iran, a spartirsi praticamente l'Iran in zone di influenza, come poi sarà chiaramente evidente durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora si può sorvolare la figura di Mossadegh, il tentativo di creare una nazionalizzazione, il ritorno dei Pahlavi al potere, e appunto il 1963, un altro anno terribile, perché è l'anno in cui l'accordo tra sciiti e sunniti cade del tutto, cade definitivamente, e ancora il terribile, appunto, questo terribile festeggiamento a Persepoli, che è di fatto la causa che porta, questo avviene nel 71, ma nel 79 si scatena la rivoluzione, perché la popolazione non ne può più di questa dinastia risibile sul piano dei risultati, è molto, che fa una rivoluzione bianca, una cosa che non ha molto senso in contrapposizione a quella rossa, perché non volevano sembrare comunisti, ma che alla fine si dimostra una dinastia incapace di governare un paese come l'Iran. Ed è qui che scoppia la rivoluzione, il cosiddetto Enkelab. La rivoluzione porta da una parte alla ascesa di movimenti sciiti non solo in Iran, ma nel 1982, per esempio, in Libano nasce il movimento di Hezbollah, quindi nasce un movimento che già esporta questo discorso dello sciismo. Attenzione, il discorso dello sciismo nasce anche tra altre vie, per esempio in Iran la figura di Ali Shariati cerca di coniugare sciismo e marxismo, ma viene poi rinnegato dal potere politico, e tutti, quando Khomeini sale al potere appunto nel 82-83,
di fatto si libera di tutti i suoi avversari politici, in particolare Banisadr e Bazargani, che sono quelli che ancora potevano garantire un esito diverso alla storia dell'Iran. In Iran c'è un Parlamento. Il Parlamento iraniano è un oggetto interessantissimo di studio e nessuno lo studia. I grandi iranisti si guardano bene da studiare i dibattiti nel Parlamento iraniano. È vero che le elezioni sono una cosa molto complessa in Iran, ma è anche vero che ci sono dei dibattiti di una vitalità straordinaria. Questi dibattiti sono molto poco conosciuti in Occidente e trattano questioni come i diritti delle donne, come e anche le questioni militari. Certo, oggi tutto questo li vede molto compatti. Attenzione, ci sono poi gli altri sciiti, come è il caso dell'Ayatollah Sistani, riconoscono che il fatto che Khomeini sia un marja, cioè sia uno dei tanti interpreti del testo coranico, ma non hanno mai attribuito a lui l'importanza che invece gli viene attribuita in Iran. Qui forse nasce poi il conflitto che si sta verificando adesso, cioè esiste una specificità irachena. Questa specificità irachena sta anche nel fatto che gli sciiti dell'Iraq non riconoscono un principio, che è il principio del velayate faqih, il diritto del giurisperito, cioè quella autorità massima che porta in Iran ad avere questi vecchissimi barbuti bianchi a governare su una popolazione che per più della metà è di persone che hanno 30 anni e che sono giovanissime e che non riconoscono, non capiscono più questo linguaggio. C'è uno sfasamento totale anche dei linguaggi. In Iraq c'è uno sciismo completamente diverso da questo punto di vista e non meraviglia che questo sciismo si ribelli contro l'altro sciismo. Insomma, non mi soffermerò sulla guerra, si può parlare ancora del caso dell'Ayatollah Montazeri, che è un Ayatollah che è stato messo da parte a un certo punto radicalmente, morirà praticamente quasi semi-recluso nel 2009, dopo essere stato anche picchiato, perché appunto aveva messo in discussione questo principio del velayate faqih. Sostanzialmente era questo. Venendo ad oggi, e molto rapidamente, ma oggi c'è veramente poco da dire su queste, su certi aspetti. Cioè, per esempio, noi abbiamo visto succedersi quelli che vengono chiamati moderati a quelli che vengono chiamati invece estremisti o oltranzisti o fanatici o quello che volete. Da una parte figure come Khatami, per esempio, che ha avuto un ruolo molto importante e che aveva un grande successo soprattutto nelle grandi città, perché questo è un altro aspetto che non è conosciuto, quello del contrasto fra le zone urbane e le zone rurali. In Iran c'è una ruralità molto più legata al potere politico, perché anche il potere degli Ayatollah ha consentito a queste persone di avere scuole, infrastrutture, strade, cosa che prima non era stata mai presa in considerazione. E quindi avete un Khatami e avete un Khamenei. Khamenei è esattamente l'opposto, sono due figure che esprimono proprio questa dialettica fatta anche in maniera molto violenta in certi casi, che porta per esempio all'elezione di Ahmadinejad, un personaggio secondario dal punto di vista del suo peso politico, perché non aveva poi questo peso che gli è stato attribuito, ma che quando parlava riusciva a dire delle cose terribili, soprattutto a livello internazionale, quindi creava un conflitto con il mondo, soprattutto le sue esternazioni rivolte a Israele, le sue esternazioni rivolte a quello che era stato anche un grande alleato dell'Iran nel passato.
Siamo arrivati nel 2009 a delle rivolte molto forti, soprattutto di matrice giovanile, studentesca, ma rivolte limitate alle grandi città, ricordiamoci, non sono rivolte di tipo economico queste qui, sono rivolte sui diritti, e sui diritti sono soprattutto i giovani delle grandi città che si oppongono al sistema, ma questo non avviene a livello generalizzato. È una pia illusione pensare che questo possa essere un inizio di rivoluzione. E ancora la figura di Rouhani, che è una figura molto ambigua, perché è una figura che ha avuto un ruolo anche molto negativo all'inizio, per poi diventare l'elemento soft, più tollerante, e soprattutto per aver messo in discussione il programma nucleare. Due parole brevissime sul programma nucleare. Il programma nucleare era stato iniziato con i francesi negli anni 70, dallo Shah, anzi prima ancora. E questo programma nucleare era già avviato prima. Quindi loro non hanno fatto altro che rilevare un programma nucleare che esisteva già. Naturalmente l'opposizione al programma nucleare fatta in quel modo ha portato gli iraniani, molti iraniani, a dire: ma noi perché dobbiamo accettare un'imposizione sul nostro programma nucleare che già esisteva prima? Infine, il Bahrain, ci sono state numerose rivolte sciite, che però anche queste non sono legate all'Iran, e no, così come alcuni episodi nella vita stessa dei sauditi, che hanno anche loro delle minoranze sciite, come l'uccisione di questo personaggio Nimr Bakir Hanim nel 2016, hanno portato sicuramente a un'esasperazione di questo conflitto, ancor più la guerra in Yemen e questo accordo cambia completamente i connotati della situazione. E quindi arriviamo all'ultima diapositiva che ho messo, cioè all'uccisione di Soleimani. Soleimani era il capo di un reparto dell'esercito, cosiddetto reparto Quds, che era destinato appunto alle operazioni speciali. Ma non era solo questo, era anche un profondo conoscitore della geopolitica e della realtà degli stati vicini. Aveva avuto un ruolo determinante a combattere Daesh in Afghanistan. Daesh, Al-Qaeda in Afghanistan, al momento in cui c'era Al-Qaeda in Afghanistan. Poi è passato ad aiutare i siriani, è passato a intervenire in Iran, cioè rappresentava quella mano lunga dell'Iran fuori dall'Iran, in situazioni però che ci vedevano la possibilità di alleanze, tant'è che c'erano stati pure dei contatti con gli americani, ma questi contatti poi sono stati smentiti e falliti. Devo dire che il radicalismo col quale lui è stato ucciso è stata una catastrofe, anche perché l'Iran ne ha ricavato l'ennesima frustrazione, che è stata convertita immediatamente in quel flusso martiriologico con una propaganda straordinaria che porterà a conseguenze molto drammatiche nel futuro. Quindi c'è anche una mancanza di know-how, secondo me, nell'uccisione di Soleimani, cioè proprio una mancanza di conoscenze specifiche. Ma c'è di fatto che evidentemente si è avvertito un pericolo. Non ultimo, ci sono le elezioni in America, probabilmente ci sono gli impeachment, c'era contro Trump. Si potrebbe anche dire che certe cose nascono da fatti che sono estranei poi a tutta questa strategia. Beh, io mi fermo qui perché penso di aver parlato oltre il limite che mi era consentito. Grazie. Grazie mille Michele per questa messa in prospettiva storica, che è molto utile sempre in tutto il mondo, ma soprattutto nella nostra regione preferita, perché non si può capire quello che succede se non c'è l'ambiente storico. E anche l'uccisione di Soleimani e la trattativo di recuperare il suo martirio, e la tua prima fotografia era straordinaria, non aveva
non l'avevo già vista, non l'avevo vista da prima. È una cosa molto interessante per aprire la nostra capacità di capire quello che succede. Allora, senza più di attese, mi torno ora verso il rettore Selim Dakkasha per parlare della situazione in Libano e nel Levante e vedere come funziona la relazione tra quello che ha spiegato il nostro amico Michele e la tua spiegazione. Grazie. Buonasera. Allora, parlo del Libano, scusa il mio italiano, della crisi in Libano, la risposta della rivoluzione del 7 ottobre 2019. Comincio per una introduzione e poi l'impennata del 17 ottobre e le sue richieste, poi gli effetti dell'attuale attuale crisi, poi l'invito al cambiamento, il comunicato pubblico della nostra università e la UB, del due presidente, comunicato pubblico e prospettive per il futuro. Sono 100 anni di storia da quando la Francia ha proclamato nel 1920 lo Stato del Grande Libano nei suoi attuali confini, quindi è l'anno del centenario del Libano che aveva ottenuto la sua indipendenza nel 1943. Libano, il paese mosaico di 19 comunità religiose, musulmane, cristiane e ebraiche, ma la terra della convivenza e della libertà, compresa la libertà di coscienza, paesi arabi per la libertà di coscienza, secondo il testo della Costituzione fondamentale del Libano. Questo è il paese in cui l'istruzione primaria e universitaria è considerata il capitale e il tesoro libanese per eccellenza. Questo è il paese dei 14 milioni di libanesi della diaspora, molti dei quali sono riusciti nel loro impegno professionale. È la terra dei cedri, che vive da più di 2000 anni, essendo il simbolo dell'unità e della sostenibilità del Libano. Ma negli ultimi anni, 30 anni fa, dopo la guerra civile, il Libano è diventato il paese di crisi di ogni genere, economiche, finanziarie, aperte a una crisi sociale. Il 31% dei libanesi vive attualmente al di sotto della soglia di povertà, secondo le statistiche della Banca Mondiale. Queste crisi sono solo l'effetto di una crisi più profonda, la crisi morale, e una crisi dell'identità, che essa stessa è il risultato di un cattivo esercizio della politica. L'impennità del 17 ottobre e le sue richieste. Ma c'è stata una data in Libano che ha cambiato il corso degli eventi, quello del 17 ottobre 2019, quando gran parte della popolazione è scesa in piazza per protestare e dire no agli stessi politici che sono stati al potere per 30 anni. Questo sfogo nazionale è stato un rifiuto di una politica economica e finanziaria che ha fatto precipitare il paese in un debito pubblico che ci avvicina ai 190 miliardi di euro. Un rifiuto di una politica che ha promosso e promosso la corruzione, il clientelismo, in cui tutta la vita libanese è ostaggio dei politici, perché per avere un servizio pubblico si deve passare attraverso il politico,
per accedere a un posto della funzione pubblica, tra cui l'università di Stato, si deve passare attraverso il politico, che dovrebbe rappresentare la comunità, ma che manipola tutto per mantenere la sua presa sulla gente della comunità. Di conseguenza, il numero di dipendenti del servizio pubblico, che era di 110.000 nel 1975, è aumentato a 400.000 e il loro bilancio è quasi triplicato. L'ultimo aumento degli stipendi pubblici nel 2018 di quasi il 100% ha portato ad un aumento del bilancio di almeno 2 miliardi di euro all'anno invece delle 800 milioni attesi, perché non conosciamo il numero esatto o le categorie o gli stipendi dei dipendenti. Un rifiuto di una politica che ha distrutto il servizio pubblico, dove l'elettricità viene distribuita solo 8 ore al giorno, acqua 2 ore alla settimana, in un paese pieno d'acqua. I rifiuti domestici vengono immagazzinati in condizioni squallide, l'infrastruttura è maltratta, una corruzione diffusa in tutto. Un rifiuto di una politica economica che promuove la disoccupazione, che aveva raggiunto la soglia del 36% prima del 17 ottobre, soprattutto tra i giovani, e che incoraggia le migrazioni in paesi come il Canada e l'Australia, poiché altri paesi hanno limitato le partenze dei libanesi nel 2018. Un rifiuto di una politica di condivisione praticata dai politici attraverso consigli e fondi confessionali e con enormi bilanci che servono i partiti politici e il loro leader dopo la guerra civile in Libano, che si conclusa nel non c'erano più spazi pubblici dove la persone potessero mescolarsi. Tutto è stato tagliato secondo l'affiliazione confessionale e i politici hanno fatto di tutto per mantenere la posa. Solo le università come la nostra potevano dire che erano spazi pubblici del dialogo degli studenti di tutte le correnti e comunità che imparano insieme. Gli effetti dell'attuale crisi. L'attuale crisi economica ha raggiunto un grado di catastrofe simile a quello della Grecia e l'Argentina. La differenza è che le autorità politiche libanesi negano che sia davvero una crisi. Attualmente un depositario di un fondo bancario può prelevare più di $200 a settimana, o l'equivalente in pounds libanesi. La banca centrale ha drasticamente abbassato gli interessi bancari, ha limitato gli acquisti diretti all'estero ai medicinali, dispositivi medici e altri dispositivi. Queste pratiche politiche hanno portato alla rovina dello Stato, che è anche manipolato da un partito che è Hezbollah, sovraarmato, che detta i suoi ordini all'intera classe politica e definisce la politica estera. Il capo di Stato, generale Michel Aoun, è stato eletto dal Parlamento, ma imposto come unico candidato da Hezbollah, non può agire al due fuori degli interessi di quel partito e degli interessi dell'Iran che lo finanzia e lo supera. Per esempio, tutti sanno che Hezbollah organizza un intero movimento di contrabbando attraverso il confine libanese tra Siria e Libano.
Nonostante le continue richieste di fermare questo contrabbando, non è stato fatto nulla perché la decisione delle autorità libanesi non ha alcun effetto su un partito che protegge e beneficia del contrabbando. L'invito al cambiamento, la rivoluzione del 17 ottobre ha richiesto 5 o 6 cambiamenti. Uno, un potere governativo indipendente dai politici, quindi trasparente e non corrotto, una magistratura indipendente che non è sotto il controllo di politici che intervengono per un sì e no, nei suoi affari, giustizia sociale che privilegia bassi salari o famiglie che vivono al di sotto della povertà da sola. Una politica chiara e sistematica che ponga fine alla corruzione e al saccheggio sistematico dello Stato. Ad esempio, un ministro ha firmato 930 decisioni direttamente per 2 anni, ognuna della quale era inferiore a 300.000 euro, perché in questo modo è sfuggito al controllo della Corte dei Conti. E alla fine è obbligatorio che il sistema confessionale manipolato dai politici diventi un sistema politico di cittadinanza alla fine di rispettare i doveri e i diritti di ciascuno e rispetto della rappresentatività comunitaria. Comunicato pubblico della nostra università e dell'American University of Beirut, una gran parte dei manifestanti erano costituiti da persone di tutte le fedi, da nord a sud e da est al Libano orientale, insegnanti e studenti universitari e altri. Molti di loro provenivano dalla nostra Università St. Joseph di Beirut e dalla Università Americana di Beirut. Non c'è da meravigliarsi che la nostra educazione studentesca si tratti di formazione per la cittadinanza nazionale, per vivere insieme, il che è un superamento del sistema politico confessionale. È in questo senso che i presidenti di entrambe le università hanno rilasciato una dichiarazione comune che ha detto: noi, Fadlo Khoury, presidente dell'Università Americana di Beirut, e Salim Dakash, moi, rettore della St. Joseph University di Beirut, dichiarano: cioè che attualmente vive il Libano è un'antica, autentica protesta nazionale, il più grande movimento nazionale di protesta dal 1943, una protesta che esprime profondamente le sofferenze e i bisogni del nostro popolo e il loro immenso desiderio di ricostruire il nostro paese su nuove fondazioni. Due, le nostre due università che storicamente si sono impegnate a costruire l'entità libanese della creazione del Grande Libano nel 1920. Non possono che partecipare all'impegno di docenti, studenti, personale ex alumni che stanno già partecipando alla lotta per i diritti di tutti i libanesi senza eccezioni. Tre, le autorità ufficiali libanesi devono abbracciare il nuovo spirito portato avanti da tutti i libanesi che chiedono unità e lavorare fianco a fianco per costruire uno Stato civile che vada oltre il settarismo e la condivisione degli interessi. Si batte per i valori della libertà, la fratellanza, l'uguaglianza e la giustizia e garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri per tutti. Quattro, condanniamo tutti i tentativi di sopprimere le proteste e chiediamo con gratitudine l'esercito libanese e le forze
di sicurezza libanese a proteggere i manifestanti, molti dei quali sono i nostri studenti, docenti, personale e alunni, ma tutti chiedono un Libano di responsabilità e abnegazione. Prospettive per il futuro. Uno, oggi c'è un nuovo governo che sta per cercare di risolvere il problema finanziario e rivivere l'economia. Due, c'è una forte domanda di elezioni avanzate che ho potuto portare nuove figure civili al Parlamento, ma i partiti attuali, confessionali, soprattutto quelli che sono vicini dal Hezbollah, hanno la maggioranza in Parlamento e rifiutando questa richiesta. Tre, c'è la richiesta di Hezbollah di diventare un partito libanese, ritirando dalla Siria, Yemen e Iraq, ma questa richiesta non è nemmeno ascoltata dal Hezbollah, che è il braccio forte dell'Iran e soprattutto nei paesi arabi, specialmente dopo l'assassinio del generale Soleimani da parte degli americani. Si dice che lo Sheikh Nasrallah attualmente sostituisce Soleimani a capo del reggimento iraniano al-Quds e che gli Hezbollah divennero a capo della lotta contro gli americani nella regione. Infatti le politiche pro-saudite e filo-israeliane di Presidente Trump non risolvono una soluzione amichevole. Quattro, per finirci, in Libano abbiamo per continuare la nostra resistenza culturale, sostenere con i nostri amici le nostre istituzioni educative, culturali e sociali, private e anche pubbliche, che hanno sempre lavorato per un Libano forte e libero. Grazie per il suo ascolto. Grazie mille, magnifico rettore, come dicono in italiano, il rettore è sempre magnifico, per questa presentazione molto interessante, molto approfondita sulla situazione libanese. E prima di aprire la discussione vorrei dire due o tre parole forse sulla situazione dell'Algerina, perché presenta, credo, alcune affinità con la situazione libanese. Oltre che in Algeria non abbiamo delle dinastie confessionali al potere, ma un esercito che si è costruito nella guerra di indipendenza contro la Francia, finita nel 1962, ha trucidato la maggioranza degli opponenti civili al suo potere e ha costruito una gerarchia militare che viveva con il petrolio e il gas algerino. Durante la maggioranza degli anni dell'indipendenza l'Algeria era alleata con l'Unione Sovietica, la maggioranza degli ufficiali superiori algerini erano formati a Mosca o a Frunze nell'Accademia per gli Stranieri, militare per gli stranieri, e tutto questo, questa alleanza del socialismo e del petrolio ha creato una situazione di totalmente distruttivo per il tessuto sociale algerino. Abbiamo visto un primo movimento di rivolta contro questa situazione in ottobre di 1988, ma questo movimento di novembre 88 si è trasformato
pochi mesi dopo, con l'emergere del fronte islamico della salvezza, il FIS, che ha riuscito a costruire una egemonia su questa rivolta. E questa egemonia del FIS sul movimento sociale, la traduzione religiosa e conservativa del movimento, era in un certo modo appoggiato dal potere militare, perché loro volevano fare per sopravvivere un'alleanza tra, come diciamo in francese, le sabre e non il goupillon, perché il goupillon è piuttosto cattolico che musulmano, ma la moschea. Finalmente questa alleanza non ha funzionato. Gli islamisti hanno voluto superare i militari nel patto e dopo l'interruzione dell'elezione legislativa in gennaio di 1992, organizzata dai militari, il paese ha conosciuto 5 anni di guerra civile, probabilmente 200.000 vittime, la maggioranza civile, e finalmente una situazione chiamata la concordia nazionale, che ha portato Abdelaziz Bouteflika alla direzione del partito unico in questi anni e alla presidenza della Repubblica. Bouteflika era l'uomo dei militari, ma aveva per funzione di spiegare che la società era una società civile. L'alleanza con gli islamisti di Bouteflika, attraverso la concordia nazionale, voleva dire distribuire una parte della rendita petrolifera a rete islamiste per mantenere queste rete nella partecipazione al sistema della rendita. Cioè gli islamisti erano benvenuti con le barbe e i loro reti per controllare una parte della società civile, e questa situazione ha continuato fino alla morte di Bouteflika, alla quasi morte di Bouteflika. E questo è un fenomeno interessante, perché succede in alcuni paesi che funzionano con la rendita. Il capo dello Stato non è veramente importante. Quello che è importante è il sistema di alleanza tra in Saudi Arabia, era tra le diverse frazioni della famiglia, e in Algeria tra le diverse frazioni della gerarchia militare. Bouteflika lui per stesso non prendeva le decisioni, ma un consenso di generale che aveva controllato l'accesso al presidente erano a prendere le decisioni. E finalmente il Hirak, il movimento di movimento, come si dice in araba, la parola araba vuol dire movimento, ha cominciato in marzo dell'anno scorso per rifiutare questo bloccaggio dell'istituzione, che era più o meno una situazione paragonabile con la situazione del Libano. Il Iraq ha riuscito a buttare via Bouteflika dalla piazza pubblica, non ha riuscito a impedire elezioni, l'elezione presidenziale, un'elezione sotto controllo dell'esercito, ma hanno costretto il potere ad accettare la continuazione del movimento.
Stasera alcuni francesi di origine algerina hanno preso l'aereo di Algeri, soprattutto se vivono in Nizza o Marsiglia, 45 minuti di volo, come andare in treno di Lugano a Zurigo. Sono andato per partecipare al movimento, al Hirak. Ora il Hirak avvicina il 50 venerdì successivi, e la reazione del potere è una reazione di attesa, perché loro non sono veramente in grado di distruggere per la violenza il Hirak, non hanno più la risorsa politica, ma nello stesso modo non hanno la voglia di cambiare il sistema. E in un certo modo sono un po' come si può anche paragonare questo con la situazione libanese, come descritto dal rettore, perché c'è anche una forza militare. Lo Stato libanese è un Stato deliquescente, ma c'è una forza militare. Questa forza militare è il Hezbollah. Il Hezbollah, come il rettore l'ha spiegato, può organizzare la contrabbanda come vuole, perché è più forte che l'esercito libanese. Quello Stato. In Algeria l'esercito è lo Stato, ma l'esercito è più forte del Presidente della Repubblica. Ma il Presidente era messo in piazza dall'esercito per trovare un modus vivendi con la società civile. E questa società civile non è organizzata in un modo politico classico, non abbiamo partiti politici, eccetera, è piuttosto una situazione di reazione per il momento alla volontà dello Stato, che è una situazione di proposta e di essere capace di prendere il potere. Cioè, penso che ci sono cose in comune con il Libano, anche se le situazioni sono diverse. Noi speriamo di organizzare un bel dibattito quest'estate nel MEM Summit tra attivisti libanesi e algerini per paragonare le loro ricette e soluzioni. Con quello abbiamo ancora forse un quarto d'ora che lasciamo per il dibattito. Sono sicuri che voi avete molte domande, sia per il professore Bernardini che per il rettore Dakash. Abbiamo i microfoni, sono di là, Bobby, ok. Allora la discussione è aperta. Signora. Beh, intanto grazie per gli esposti che sono veramente appassionanti, ma io avrei una domanda per il professor Bernardini. Dunque c'è un'emigrazione iraniana di, secondo me, classe medio-alta abbastanza importante sia in Francia che in Svizzera, e io mi chiedo quale peso possa avere rispetto alla politica interna dell'Iran questa diaspora italiana, e quale peso possa avere Abolhassan Bani Sadr, che attualmente continua, diciamo, a cercare di chiarire la storia, che è stata, penso, molto manipolata in questi ultimi anni. Se ci può dire due parole sull'importanza di Abolhassan Bani Sadr nella diaspora italiana. Inoltre c'ho una piccola domanda, non ho capito, francese, in Francia, sì, e
Cioè, no, non ho capito bene quello che ha detto a proposito di Edward Said. Lei dice che avrebbe contribuito al mito dell'unità. Non ho capito bene cosa ha detto. No, ho fatto un riferimento a Said, al concetto di orientalismo, quando ho parlato del contributo degli studiosi occidentali alla creazione di questi modelli all'epoca dello Shah, del modello iranico antico, eccetera. Ma Said avrebbe contribuito alla creazione di questo modello? Said si opponeva al concetto di orientalismo, questo era il discorso. Però non aveva capito lui che c'era un contributo, era anche richiesto molto spesso dai sovrani o dai signori di questi paesi. Peraltro lo stesso è avvenuto in Unione Sovietica, dove c'è stato tutto un processo di costruzione con il contributo degli studiosi del mito di Tamerlano, del mito di quell'altro. Nell'ex Unione Sovietica oggi ci sono un'infinità di eroi nazionali che emergono ogni due minuti. Io mi occupo molto di questo aspetto perché penso sia molto importante. Tutto basato su false storie, su invenzioni, fantasie straordinarie, imprese incredibili, al limite della magia molto spesso, no? Però in cui gli studiosi occidentali non hanno il coraggio di dire come stanno veramente le cose, ma sono accondiscendenti con i regimi. Detto questo, sulla diaspora, lei fa una domanda molto importante. Allora, la diaspora iraniana si divide in varie diaspore, perché c'è una diaspora americana che ha un ruolo tutto suo particolare, possiede un numero notevole di televisioni, per esempio in California. Los Angeles viene chiamata anche Teheran Angeles, perché appunto è una seconda Teheran per tanti versi, e che esprime un certo tipo di dissenso. Per parlarci più chiaramente, quel dissenso è quello più vicino alla famiglia dei Pahlavi, cioè al discendente Ciro, che è discendente di Reza, che è appunto oggi fa un certo tipo di opposizione, che per la verità non ha un grande peso e ha anche, se vogliamo, agisce probabilmente con Trump, avrà un peso maggiore sicuramente questo tipo di diaspora. In Francia c'è un altro tipo di diaspora. Bani Sadr rappresenta, secondo me, uno degli intellettuali più raffinati, delle persone più colte, preparate, ma proprio per questo più inefficaci nei disegni politici dell'Iran, e soprattutto ormai non riuscirà più a entrare nel gioco, diciamo, è fuori. Io l'ho incontrato più volte a Parigi, è una persona di straordinaria lungimiranza, anche di grande intelligenza politica, ma di fatto il suo sogno riformatore, che era un sogno molto significativo, è finito nel nulla. Tragicamente posso fare un parallelo con altre figure, per esempio in Turchia Bülent Ecevit, che era il poeta. Sono figure che non hanno quel polso e quella capacità poi di gestire di fatto situazioni come può essere l'Iran o la Turchia. Cioè, questi sono paesi che richiedono altro, purtroppo. Grazie mille. Altra domanda? Sì. Posso? Ho già il microfono in mano. Ah, non te l'avevo visto. Ok, la signora e dopo il signore. Anch'io ringrazio. No, anch'io ringrazio per le relazioni presentate questa sera. Avrei due domande per il professor Bernardini e una per il magnifico rettore Dakash. Per quanto riguarda il Green Movement in Iran, oggi come oggi ha ancora un ruolo nella società oppure è sparito? Perché nel 2009 anche le donne hanno fatto parte di questo movimento e avevano cominciato una rivoluzione per quanto riguarda i figli. Facciamo meno figli,
andiamo nelle università, istruiamoci di più. E, si diceva, se le donne tornano in cucina la rivoluzione fallisce. Allora, a che punto siamo con questo movimento e se c'è ancora? La seconda domanda riguarda la frustrazione del popolo iraniano, che ha un grandissimo nazionalismo, che poi Khomeini ha ripreso dal periodo Pahlavi, ma ricordiamo solo la Costituzione iraniana nell'articolo 115, l'aspetto della fede islamica è solo al quinto posto dei criteri che deve avere un presidente iraniano. Prima di tutto deve essere originario iraniano, deve avere una forte nazionalità iraniana e come quinto criterio deve avere anche la fede sciita. Si può dire che ancora oggi il governo dell'Ayatollah, il Consiglio dei Guardiani, sfrutta questo nazionalismo del popolo iraniano anche nei confronti e contro l'America, perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel 79 è stata quando Pahlavi ha concesso l'immunità diplomatica ai militari statunitensi in cambio di un bel po' di dollari. Quindi si può parlare di sfruttamento, di frustrazione per questo popolo che ha un forte nazionalismo interno. E una domanda per il professor Dakash. In Libano si assiste al fenomeno delle migrazioni dei cristiani verso l'Occidente oppure il Libano è esente da questa fuga? Ecco, mi fermo. Forse cominciamo. Cominciamo con... A proposito dell'immigrazione... Est-ce qu'il y a au Liban un phénomène d'immigration des chrétiens important ou est-ce qu'il est limité par nature? Vous pouvez vous exprimer en français, je pense. Tout est compris qu'en français, oui. Vous avez fait un grand effort, vous pouvez répondre en français. In fatto, l'immigration in Libano actuellement est confessionnelle de toutes les confessions et communautés. En fait, l'immigration, elle touche toutes les communautés. Peut-être ce qui différencie l'immigration des chrétiens par rapport aux musulmans, pour parler confessionnel, c'est que c'est une immigration sans retour. C'est-à-dire, on va aux États-Unis, on s'installe aux États-Unis. On va au Canada, on s'installe au Canada, et de même en Australie ou ailleurs. On fait comme un X sur le Liban. Ça, c'est de la part des chrétiens. Pas tous, mais une bonne partie. Et malheureusement, là, avec un peu, disons, le relâchement de la intifada, de la révolution, pas mal de chrétiens pensent quitter, ou ils sont en train de quitter, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus de place, non c'è posto per lei, in Libano. Et c'est, disons, c'est ce qui différencie. Le musulman, lorsqu'il quitte, il quitte plutôt en Afrique, dans des pays africains, ou dans le Golfe, ou bien ailleurs, mais avec l'idée qu'il revient. Il a toujours, disons, un pied à terre au Liban. C'est ce qui différencie les deux émigrations. Mais en 2018, il y a eu 62 000 départs. Sur les 62 000, il y avait plus de musulmans que de chrétiens. Tandis qu'en 2019, le départ, c'est un peu plus de chrétiens que des musulmans. Et c'est toujours, disons, pour les chrétiens, un départ qui ne revient pas, non revient. C'est ça. Merci, oui, c'est très intéressant. J'ai des étudiants, justement, et des collègues, anciens étudiants, certains enseignent chez vous, et qui, chrétiens, et qui sont exactement dans la logique que vous décrivez. Qui ont participé, alors vous dites Intifada, c'est ça, vous ne dites pas Hirak, c'est ça pour le soulèvement? Nous, oui, on parle peu d'intifada. De Hirak chez nous, on parle plutôt d'Intifada et même de Saoura.
et de révolution ou de soulèvement. Et donc, et ils sont, je passe mon temps à faire des lettres de recommandation automatiques pour les universités américaines pour se faire embaucher n'importe où dans une université américaine et ne plus, avec la perspective que le Liban, pour eux, c'est foutu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est spécifiquement un phénomène chrétien, parce qu'ils pensent que cette intifada va aussi islamiser le pays davantage pour la proportion démographique, ou est-ce que c'est un phénomène purement économique et sociologique, et de toute façon, ils ne pourront pas, mais... Non, je ne pense pas que, disons... c'est, je pense, aussi une certaine... comment dirais-je... un sentiment de malaise vis-à-vis de leur propre chef chrétien. Ah oui. Mmh. Oui. Et ils n'ont plus confiance que les chefs chrétiens qui sont là vont pouvoir, disons, assurer. Rassurer l'avenir. Assurer l'avenir. Parce qu'ils sont pris dans leurs affaires, dans leur corruption, dans leur, avec les autres. Et ils sont à la même enseigne. D'accord. Au même niveau. Très bien, Michele. Je parle en français, en italien. Tout le, tu parles si italien, vous voulez, je parle. C'est pas un problème. En napolitain, nous voulons dire en napolitain. Ça, je ne vous conseille pas. Alors, pour ce qui concerne la question du, de la... Parliamo italiano, sì, scusate. La straniera. La rivoluzione verde. La rivoluzione verde è... è stato un episodio molto particolare, potrebbe essere paragonato, mutatis mutandis, alla piazza Tahrir o a fenomeni legati molto all'età molto giovane di chi si ribellava. Vi ricordo che di recente c'è stato ci sono stati due episodi molto gravi di rivolta, repressi nel sangue duramente, si parla di pochi mesi fa, con un numero altissimo di morti, si parla addirittura di un migliaio di morti, di cui però non si sa niente perché sono stati repressi. Questa rivolta più recente è una rivolta di tipo economico, quella era una rivolta sui diritti. Attenzione, sulla questione delle donne si parla quasi sempre a vanvera quando si parla dell'Iran, non lo dico sui giornali almeno, perché la questione delle donne colpisce immediatamente la sensibilità di tutti e così come viene esposta male. In realtà la questione delle donne in Iran sta seguendo due strade diverse. Una strada è quella sicuramente degli intellettuali, come al solito, degli universitari, di coloro che hanno un livello culturale anche molto alto. Ma c'è anche una piccola rivoluzione femminile nel mondo sciita. Questa può essere una pista molto interessante. Una delle protagoniste di questa seconda strada è la figlia del presidente Rafsanjani, dell'ex presidente Rafsanjani, la quale, per esempio, ha fatto una battaglia sullo sport femminile che è stata fondamentale in Iran. Vi ricordo che la coppa iraniana di automobilismo è stata vinta da una donna che usando il casco si passava per maschio e che poi si tolse questo casco in maniera trionfante e successe un finimondo. Ma è una donna che si chiama Lalesa Dek. Io ho un'ammirazione sconfinata per questa signora molto piccola che comunque... Proprio sull'onda di questa rivolta sportiva, sullo sport l'Iran gioca molte battaglie, tra l'altro ha un peso molto grosso lo sport, perché l'Iran partecipa alle Olimpiadi, partecipa alle Coppe del Mondo e quindi è anche un peso di immagine molto grosso. E certo vedere che la nuotatrice si deve andare tutta intabarrata rende le cose molto difficili, ma c'è un grande scontro su questo tipo di livello, un grande scontro in cui anche il mondo sciita è entrato. Questo la dice lunga anche sul carattere e sulle capacità che il mondo sciita è magmatico di riforma sua interna. Poi c'è un lato intellettuale, c'è un lato più profondo
e quello richiederà moltissimi anni, secondo me. Ma sicuramente le donne saranno il motore della prossima rivoluzione in Iran. Hanno un peso ormai grossissimo, anche perché lo avevano prima e lo stanno recuperando. Ricordo che le donne hanno anche un peso politico, non è come in Arabia Saudita, non possono guidare o non possono avere ruoli politici. Sono il vicepresidente del Parlamento è una donna, i deputati sono donne, cioè hanno un peso anche dialettico molto grosso. L'altra domanda non me la ricordo più, mi scusi. No, l'uso della frustrazione purtroppo fa parte proprio della cultura persiana. Cioè, è perché i persiani sono stati invasi da Alessandro Magno, dicono loro, dagli arabi, dai mongoli, dai turchi, da tutti in Iran. Il primo dai russi, dagli inglesi, dagli americani. L'unico fino ai Pahlavi non c'è mai stata una dinastia di persiani che governava. Erano turchi, erano mongoli, erano curdi, erano di altre specie. Allora si sentono invasi, perché hanno un concetto della purezza etnica che è estremamente ambiguo anche quello. Perché non riconoscono di essere un insieme multietnico. Il giorno che, per quanto poi con le minoranze i comunisti sono stati meno terribili forse dello Shah, che era estremamente duro, perché non sopportava per esempio l'idea del nomadismo vista come una forma di aberrazione, se quella era tradizionale. Di arabizzazione. Eh? Di arabizzazione. Di arabizzazione, certo, sì. Certo, c'era pure quello. Quindi... Quando il problema, quando si parla di identità, è che si va su un terreno minatissimo e in Iran è, secondo me, più che minato, è esplosivo, perché in fondo questa identità non è così come compare, così come viene dipinta. E lei dice nella Costituzione i primi 5 articoli, c'ha ragione, è esattamente così. Lo sciismo, la religione di Stato, sicuramente non è al primo posto, e ci sarebbe da dire anche quanto nello sciismo è penetrato dallo zoroastrismo e da altre dottrine, ma su questo lo facciamo un'altra volta. Ok, un altro incontro con gran piacere, se Napoli è sempre invitato, Lugano, sì, attraverso la mediazione del... Francese. Le recteur d'Acas voulait dire quelques mots de complément et dopo il signore che sarà l'ultimo oui. À prendre la parole. Je dirais aujourd'hui que la wilayat al-faqih est devenue une requête, une demande forte des chiites qui sont en dehors de l'Iran, malheureusement. Malheureusement. Oui. Je partage. Je vois au Liban combien. De plus en plus, disons, cette idéologie s'enracine dans l'âme des chiites. Libanais. Et surtout les femmes. Surtout les femmes qui sont à la pointe du combat. Ça, c'est un fait. Et moins en Iran, il y a une demande, si je peux dire, de cette idéologie à l'extérieur, à l'étranger... disons, dans des pays comme... Et c'est en train, disons, de prendre la racine. Parce qu'elle est perçue comme anti-corruption, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est parce que la révolution de Khomeini a réveillé chez les chiites à l'étranger, disons, en dehors de l'Iran, leur, disons, fierté d'appartenance au chiisme. Et, bon, ils pleurent comme il faut, comme le drame d'Ali, oui. Nous aussi. Mais ils ont réveillé, disons, et ils sont devenus des minorités politiques agissantes. Ils ont peur maintenant de perdre. Mais je peux vous poser une question très rapide. Hezbollah et l'Irak, quelle relation ? Maintenant, c'est... Parce que Hezbollah et l'Iran, je sais, oui. Mais l'Irak ? L'Irak, maintenant, d'après, disons, ce que je sais, ce qu'on raconte à Beyrouth, c'est que le Cheikh Nasrallah est devenu à remplacer... Soleimani, oui, en ce qui concerne la gestion des affaires iraniennes en Irak. C'est lui qui tient maintenant, disons, les rênes des mouvements, disons, pro-iraniennes armés. Oui. Qui sont. C'est lui. Oui.
Parce que effectivement le remplaçant de Soleimani, ils ont envoyé 150 chefs du Hezbollah pour gérer disons la contre-révolution en Irak. Oui, ça on le sait. Parce que celui qui a remplacé Soleimani est plutôt spécialiste de l'Afghanistan, donc il ne connaît rien à cette région. Donc c'est pas un politique. Oui, c'est intéressant. Allora, abbiamo un'ultima domanda, signore, grazie per l'attesa. Prego. Grazie ai professori per la presentazione. Vorrei chiedere una domanda del professor Bernardini. Per quanto riguarda, non è una domanda, una chiarificazione, quando lei ha parlato del Marjaiyat, del Ayatollah Sistani, e come sa bene meglio di me che Ayatollah Sistani è iraniano, non è iracheno. Ah sì sì, okay. E poi nella storia quelle che diciamo scuola seminaria del Najaf e scuola seminaria del Qom sono passati 2 secoli a Najaf, 2 secoli a Qom, sono un po' come ping pong, sono passati. Una cosa che non ho capito nella sua presentazione quando parlava del questo litigio fra due ayatollah nel mondo del Qom, dell'Iran, nel mondo dell'Iraq, del Najaf, perché nel mondo del sciismo, come lei diceva giustamente, riferiscono a un punto di riferimento cosiddetto Marja. Invece nel mondo sunnita lei ha detto che non c'è nessuno. Okay? Nel mondo sciismo questo vedono come un vantaggio, nel senso, Ayatollah Sistani ha scritto un libro, si chiama Fiqh, per quelli che abitano, musulmani che abitano nell'Occidente. Allora questa aiuta per integrarsi nella società in cui vivono. Invece nel mondo sunnito, così, uno dei salafiti che lei ha nominato, Reza Rashid, che lui ha cercato di unire, diciamo, mondo arabo, non mondo islamico, perché lui voleva portare avanti questo califfato, e non hanno un punto di riferimento. Dunque, purtroppo anche oggi ci sono queste ideologie che abbiamo parlato delle Taimia, riferiscono a questo del sonnat, perché dicono che Kitaballah wa sonnati, il libro è la tradizione che è rimasta del profeta. Invece nel mondo sciita no, dicono oggigiorno io vivo qui come un musulmano, ho un problema, mi riferisco a Ayatollah Sistani piuttosto che a Ayatollah Khamenei e così via. Per questo volevo essere la sua domanda. Una chiarificazione che le voglio fare è questa, guardi, il problema non era chi era il Marja, cioè tutti erano Marja, ce ne sono stati tanti, il problema è chi era l'imam, perché Khomeini ha fatto un gioco molto particolare sul ruolo di imam, quasi arrivando a sostituirsi all'imam della Gaiba, quello là, cioè l'imam nascosto, in maniera molto, diciamo, è cosa che non veniva accettata da Sistani. Questo era quello che volevo dire, non che non lo riconosceva come Marja, cioè come interprete. Si sono sempre riconosciuti tutti quelli del cerchio aureo, della sfera alta, quelli appunto del Velayat-e Faqih, sono loro l'espressione, ma gli altri non riconoscevano a Khomeini questo primato su tutti gli altri, ed è un problema che ha avuto anche Khamenei, perché Khamenei non aveva l'autorità di Khomeini, non aveva il carisma, cioè era uno così, messo lì dopo. Un professore assistente, dice. Eh? Un professore assistente. Sì. Vabbè. Tutti, gente giovanissima. In genere c'è questo paradosso, una società di giovanissimi governata da vecchissimi. Da persone che hanno 90 anni, 80 anni. Non parliamo più male dei vecchissimi ora, perché... Ok, ringrazio tutti, prima di tutti i nostri ospiti, quelli che sono venuti di lontano, il rettore ha viaggiato oggi, è arrivato da Beirut stamattina, sei venuto di Napoli... Si può considerare che Napoli è ancora più lontano per diversi modi. Soprattutto per le ferrovie dello Stato. Sì, io sono venuto in Mentone, anche con le ferrovie dello Stato era un po'... Diciamo.
Ok, vi ringraziamo tutti e Federica, qual è il prossimo incontro? Il prossimo incontro è il 5 marzo prossimo, verrà questo studioso, teologo, filosofo Wassim Said e farà una conversazione con il professor Keppel giovedì 5 marzo. Grazie a tutti.